benvenuti. Apriamo con te, grazie. Questo nostro speciale dedicato alla figura del Beato Francesco Maria Greco, con questa cartolina che ci ha introdotto qui in Acri, in provincia di Cosenza, nell'arcidiocesi di Cosenza-Bisignano, e soprattutto ecco, ci siamo introdotti in questa casa che è un segno tangibile dell'opera del Beato. Ma prima di andare ecco, a visitare i luoghi, a visitare anche la storia, vorrei che parlassimo di un grande evento che nei prossimi giorni proprio vedrà protagonista la provincia di Cosenza, vedrà protagonisti tutti i cittadini di questa terra, verrà protagonista la Calabria, perché parliamo della beatificazione. Sì, è un evento di chiesa, è un evento del territorio ed è la seconda beatificazione che celebriamo in Calabria, perché 5-6 anni fa ne abbiamo celebrata per la prima volta una allo Stadio San Vito. Speriamo si ripeterà questo grande evento di grazia, un evento ecclesiale per la beatificazione di un sacerdote diocesano della nostra chiesa cosentino-bisignanese, Don Francesco Maria Greco. Sacerdote che ha dato vita ad una grande opera, quella delle piccole operaie dei Sacri Cuori, ma allo stesso tempo è rimasto sempre parroco. Ha voluto custodire quella parte pastorale del sacerdozio che è il rapporto con la gente, l'accompagnamento del popolo. Veramente un sacerdote di periferia che è rimasto con il suo gregge, con l'odore del gregge, come dice Papa Francesco, ed è rimasto nella sua piccola chiesa di San Nicola, dove ha fatto da sempre il parroco. Don Enzo, una beatificazione che ci porta, come hai detto tu, anche ad altri beati, ad altri santi della Calabria, un percorso che in un certo senso passa da San Francesco di Paola, un qualcosa che accomuna un po' anche queste figure, una sì, spiritualità sì. Comune. Sicuramente, intanto Francesco Maria Greco porta il nome di Francesco da Paola perché come tutti i calabresi, come tutti i meridionali, ne veneriamo la memoria, ne custodiamo la testimonianza e quindi Francesco Maria Greco è legato indissolubilmente a lui, anche perché la casa che adesso custodisce le sue spoglie mortali qui ad Acri, accanto alla casa madre, e c'è la chiesa dedicata a San Francesco di Paola. Ma per noi calabresi in fondo c'è un legame unico, tutta la santità dei calabresi ha un riferimento forte al patrono della nostra terra, al patrono della Calabria. Francesco di Paola è l'uomo della contemplazione e dell'azione insieme. La santità calabrese si caratterizza per questo, uomini che si ritirano, che si rifugiano in Dio, nella preghiera, nella contemplazione, nell'Eucarestia, secondo le diverse spiritualità, ma che allo stesso tempo sono molto presenti alla vita del loro popolo. E così è stato Francesco di Paola, così è stato Francesco Maria Greco. Per rimanere in tema, ora entriamo proprio in questa chiesa con questo RVM e poi torniamo subito con te a commentarlo. Just want to show.
Don Enzo, abbiamo visto degli oggetti che ci portano, ecco, al beato, ma che ci portano tante sensazioni, ci danno tante emozioni. Ecco, una chiesa importante, una chiesa dove vediamo anche la lapide, abbiamo visto la lapide sua e della cofondatrice. Sì, le sue figlie hanno voluto immediatamente traslare il corpo dopo alcuni anni dal cimitero cittadino dove era sepolto nella chiesa della casa madre, dedicata a Francesco di Paola, lì accanto all'altare dove le sue figlie continuano la preghiera, hanno collocato il suo sepolcro, la sua tomba, accanto alla cofondatrice, che in realtà è poi stata la donna che ha portato avanti l'istituto per tutto il tempo, perché Don Francesco ha voluto consegnare a questa donna la sorte di questa fondazione che cominciò secondo le vie della provvidenza. Lui aveva tante volte tentato di portare le suore ad Acri e non vi riuscì. Le congregazioni, per la distanza, perché Acri prima era un paesino dell'entroterra, c'erano poche vocazioni, chiese a tantissimi istituti di venire qui in Calabria ed ebbe dinieghi. E allora si affidò al Signore e sognò un piccolo istituto che poteva coadiuvarlo nella catechesi ai piccoli, nell'aiuto agli anziani, e così nacque l'opera, affidandola a queste prime donne, prime figlie spirituali, e adesso la sua cofondatrice riposa accanto a lui nella chiesa di San Francesco. Questo è il luogo dove si sono svolti e si svolgono i momenti più importanti della vita della congregazione, dalla venerabilità, dai momenti di ringraziamento, alle attese, alle celebrazioni anche dell'inchiesta diocesana che lo ha portato oggi alla beatificazione. Lorenzo, noi ora proprio a tale proposito andiamo a conoscere la Madre Generale che ci parla, ecco, di questa missione, di quest'opera, di questo dono che Francesco ci ha lasciato, e poi torniamo ancora con te. Carità, dedizione, mitezza e amore misericordioso, di questo e di tanto altro riusciamo a parlare con la madre delle piccole suore operaie dei Sacri Cuori. Madre, grazie per questa ospitalità, grazie per averci aperto la vostra casa, grazie per darci la possibilità di esportare questo modello straordinario di misericordia. Parliamo di Monsignor Francesco, ecco, questo modello di misericordia che ci regala un grande dono attraverso la vostra opera, un'opera a servizio della collettività, un'opera a servizio di tanti giovani. Siamo noi che dobbiamo ringraziare loro, perché noi abbiamo questo grande desiderio di farlo conoscere in tutto il mondo. Già lui, con il suo spirito e la sua dedizione, si è sempre sentito un missionario, un certosino in casa, ma missionario fuori. Missionario non soltanto nel paese di Acri, perché noi abbiamo delle lettere dove lui chiedeva anche ai papi, ai vari papi, di poter andare in missione proprio per poter catechizzare specialmente quella povera gente che emigrava dall'Italia e che quindi, andando nelle terre oltreoceano, in America per esempio, avevano bisogno anche di catechisti, perché noi siamo nate proprio con questo senso di diffusione del catechismo, di far conoscere la parola di Dio in tutto il mondo, e noi siamo catechisti in qualsiasi azione ci troviamo. Non siamo soltanto catechiste nelle parrocchie parrocchiali, ma in qualsiasi posto, con qualsiasi persona con cui ci incontriamo o a qualsiasi età, noi abbiamo sempre questo obiettivo di far conoscere l'amore di Dio, l'amore del cuore di Cristo e di Maria. Ecco, la misericordia è stata veramente sempre questa chiave di lettura della missione del Padre Fondatore, della nostra Madre Fondatrice, e hanno lasciato a noi questa eredità, questo carisma, che noi con tutte le nostre forze stiamo cercando anche di diffondere. Noi siamo nate nella casa che oggi chiamiamo Casa Culla, ma quando le suore poi incominciarono a crescere, hanno acquistato dal comune questo convento, ruderi di questo convento, e si erano spostate qui. E qui erano sempre pieni i corridoi,
piene di bambini, di ragazze specialmente bisognose, pericolanti. Sopra poi hanno costruito l'ospedale Caritas, perché a loro non esisteva niente di questa situazione, e hanno aperto a tutti il loro cuore, quindi la grande misericordia di poter aiutare specialmente i più poveri, i più abbandonati, essere voce dei senza voce. Aprire il proprio cuore, madre, penso più che mai oggi sia attuale questo messaggio importante da trasferire, significa trasferire agli altri quanto più di prezioso si può avere. Sicuramente, ecco, trasferire Gesù, trasferire Maria, trasferire Dio è il dono più grande che si possa fare agli altri. Un po' quello stesso dono che ha ricevuto il vostro padre fondatore da quell'agenzia educativa, dalla famiglia, attraverso la figura della mamma e anche dello zio sacerdote. Vogliamo, ecco, contestualizzare questo insegnamento sottolineando e raccomandando alle famiglie, ai genitori in modo particolare, quanto è importante stare vicino ai figli, quanto è importante non delegare l'educazione dei figli alla scuola. Ognuno, le varie agenzie educative, chiesa, famiglia e scuola, devono fare il proprio, devono farlo sicuramente con quell'amore di cui lei ci sta parlando e di cui voi siete testimoni. Già dall'origine sia il padre fondatore che la madre fondatrice si sono dedicate all'educazione delle famiglie, alla formazione, e proprio per questo oggi lo vediamo molto attuale il loro carisma, che poi è diventato nostro carisma, è quello di attraverso i bambini. Ecco, lui diceva: mi devo dedicare alla piccola infanzia, perché attraverso l'infanzia potrò arrivare anche alle famiglie. Ed è questo obiettivo che ancora oggi è molto attuale e che in tutte le nostre scuole, sia nelle scuole materne, nelle scuole elementari, medie e anche superiori, noi tendiamo sempre di raggiungere la famiglia, perché quando la famiglia è ben formata, e questo ognuno di noi lo può leggere, anche i bambini crescono bene, crescono sani, e così i giovani vengono meglio accompagnati. E questa nostra opera la stiamo portando avanti in tutti i paesi dove noi oggi operiamo, perché noi non siamo soltanto in Italia, ma siamo anche nelle missioni, le prime missioni che già il padre fondatore era quella dei paesi albanesi, dove seguivano il rito greco-bizantino, e in tutti i paesi dove noi siamo presenti esiste ancora questa formazione, esistono le scuole, eccetera. Siamo andati anche negli Stati Uniti, siamo nell'America del Sud, in Argentina, nell'India, nell'Albania. In Albania noi eravamo presenti già prima del regime albanese, e poi siamo ritornati non appena è caduto nel 1994. Abbiamo cercato di riattualizzare quelle che le nostre prime suore erano andate già a portare lì in questo paese. E non soltanto all'educazione, alla formazione, ma le nostre suore sono state pure insignite di medaglie al valore, perché durante la guerra noi non abbiamo soltanto scuole, perché il fondatore si è abbassato ad ogni povertà, ha cercato di aiutare ogni povertà. Quindi anche le nostre suore si sono dedicate alla missione dei malati, dei soldati che avevano bisogno. E una suora mi raccontava una volta personalmente che io ho dovuto togliermi il mio grembiule per accudire una donna che stava dando alla luce un bambino e non avevano come coprire questo bambino. E si sono prodigate attraverso i militari, che allora venivano anche feriti, e li portavano anche in casa nostra, l'hanno fatta anche vestire da suore per poter nascondere e fare del bene anche a questi militari. Cioè, la misericordia noi la portiamo dove c'è il bisogno, in qualsiasi fascia di età. Beh, e anche nel nostro paese, quindi oltre a queste missioni, questa attività che viene fatta nell'estero del mondo, ricordiamo Roma, Salerno, Ponte Barizzo, ma per quanto riguarda la Calabria, ecco, lei ce l'ha già detto, non solo Agri, anche a Cosenza c'è una stupenda realtà che noi andiamo a visitare e andiamo anche a conoscere la preside dell'istituto. Quindi la sentiamo, poi torniamo ancora con lei. Thank you.
Ci troviamo nel Liceo delle Scienze Umane e con opzione economico-sociale di Maria Teresa De Vincenti di Rende. Il Liceo delle Scienze Umane è un liceo dove noi accogliamo d'ambo i sessi, sia ragazzi che ragazze. È nato, ecco, per volontà del nostro fondatore Francesco Maria Greco e Maria Teresa De Vincenti di privilegiare soprattutto la fascia più debole, i bambini, e quindi siamo partiti con una scuola magistrale triennale come preparazione alla scuola materna. Poi man mano abbiamo cercato sempre di qualificare il tipo di scuola. Da un corso triennale siamo passati a un corso quinquennale e quindi a una storia abbastanza lunga, ma nello stesso tempo bella, perché proprio da questo tipo di scuola le prime insegnanti di scuola materna sono uscite proprio nella scuola magistrale a via Vittorio Emanuele 33, Cosenza, sotto il castello. Poi man mano, ecco, visto che la capienza non era sufficiente, la volontà dei nostri superiori è stata quella di costruire, ecco, questo edificio. Quindi un corso di quinquennio Egeria, poi il liceo socio-psicopedagogico con i programmi Brocca, liceo della comunicazione e infine, ecco, questo liceo delle scienze umane. Privilegiamo soprattutto le materie, ecco, di formazione per quanto riguarda la pedagogia, la psicologia, la sociologia e tutte le altre materie a livello umanistico ma anche scientifico. La struttura fisica è costituita da un'aula magna e all'interno dell'aula magna c'è anche il teatro, perché privilegiamo anche il progetto educazione al teatro dei ragazzi. Una biblioteca, la sala dei professori, la presidenza, la segreteria e poi abbiamo i laboratori. Abbiamo un laboratorio di lingue, un laboratorio di informatica, un laboratorio scientifico, un laboratorio, ecco, dove cercano di utilizzare al massimo la manualità, visto che accanto a questa struttura c'è pure la scuola materna. E una bellissima palestra attrezzata e dei campetti all'esterno, sia per quanto riguarda pallavolo che basket. Oltre alla struttura che ho appena delineato, c'è anche da dire che la scuola ha sempre avuto i contatti sia con la scuola di Stato che con gli enti dello stesso territorio, utilizzando soprattutto quello che sono i progetti. Ecco, diverse volte abbiamo partecipato alla scuola di Stato per quanto riguarda i PON e i POR. E quindi questo è un arricchimento anche per noi, perché è bene che ci sia questo pluralismo tra la scuola prettamente paritaria e cattolica e anche la scuola di Stato. Il rapporto è veramente bello, ci stimiamo a vicenda e quindi questo aprire le porte a tutti. Ecco, come ce l'aprono loro, anche noi apriamo le nostre porte. Ecco madre, abbiamo visto questa realtà straordinaria di Cosenza, abbiamo parlato anche
con la preside, un'impronta chiara, quella della vostra missione, attraverso anche l'istruzione, attraverso la scolarizzazione, dei percorsi importanti che oggi aiutano ad essere liberi, a vivere liberi. È un liceo frequentato da giovani dove possono veramente essere seguite non soltanto nella formazione culturale ma in tutta la formazione umana, specialmente anche nei bisogni delle famiglie, come dicevo anche prima. Non soltanto questa realtà, ma a Cosenza proprio, noi abbiamo avuto sempre parecchie case aperte e ancora ne esistono. C'è una casa famiglia e poi c'è il pensionato che si trova proprio sotto il castello di Cosenza, che una volta è stato invece un collegio dove ragazze si riunivano per poter continuare gli studi. Allora le scuole non erano in tutti i paesi, mancavano persino le scuole medie. Io stesso sono stata in quel collegio dalla prima media fino al completamento delle scuole magistrali di Lucrezia della Valle. Madre, viaggiando all'interno della vostra realtà ci ritroviamo un po' le parole di Paolo VI quando invitava ognuno di noi, quando ci invitava alla riflessione, ecco, di essere più testimoni che maestri nella vita. Diceva, ce ne sono troppi, ecco, bisogna essere testimoni. E voi lo siete portando, ecco, le opere del Padre, ma anche in una sinergia, in una collaborazione bella che nelle pari dignità dà anche gioia ai laici, a quei laici che, ecco, attenzionate sicuramente con le vostre opere e a cui si trasferisce questo modello da imitare, questo modello da seguire. Sì. E la testimonianza è il primo aspetto, io penso, di un piccolo operaio, quello che hanno fatto i nostri fondatori. Noi lo vogliamo continuare veramente con la nostra vita, testimoniando l'amore del cuore di Cristo, l'amore del cuore di Maria. Ecco, e accanto a questi bisogni, dove c'è il bisogno, noi dobbiamo essere presenti con le nostre possibilità. E allora, anche nei paesi dove noi andiamo, anche all'estero, rispettiamo sempre le loro culture, però siamo presenti con il nostro carisma per aiutare ed essere testimoni, perché giustamente lei diceva, Paolo VI ripeteva, ci vogliono i maestri, ma prima dei maestri ci vogliono i testimoni. Non si è soltanto testimoni con l'insegnamento. Anche noi nell'insegnamento, io ho insegnato pure per parecchi anni nella scuola, nel liceo dei Vincenti, ho insegnato prima anche a Roma nella scuola media, e quello che le persone sempre hanno apprezzato di noi, la semplicità di vita. E noi passavamo dalla cattedra anche al servizio e le famiglie rimanevano molto ammirate, io ricordo sia a Roma quando loro stesse dicevano: noi ci troviamo molto bene perché quando noi veniamo da voi ci sentiamo accolti, voi ci aprite le porte, ci aprite il cuore. E questo è sempre ciò che noi dobbiamo fare, dobbiamo continuare, anzi dobbiamo rinnovarci in questi sentimenti per poter essere sempre meglio, sempre più testimoni di quell'amore di Dio, di quell'amore di Cristo. E che essere il buon samaritano, noi proprio sulla carta di fondazione, quando abbiamo avuto l'approvazione diocesana, abbiamo proprio le parole del fondatore che diceva: noi dobbiamo essere missionari a guisa del buon samaritano, cioè sull'esempio del buon samaritano. Quindi il buon samaritano è Cristo e noi dobbiamo sempre imitare quel cuore di Cristo. Un sacerdote che ha dato vita ad una grande opera, quella delle piccole operaie dei Sacri Cuori, ma allo stesso tempo è rimasto sempre parroco. Lui ha questa intuizione dalla chiesa per le strade della città, del paese. Noi abbiamo questo grande desiderio di farlo conoscere in tutto il mondo. È un evento del territorio ed è la seconda beatificazione che celebriamo in Calabria. Speriamo si ripeterà questo grande evento di grazia, un evento ecclesiale, per la beatificazione di un sacerdote diocesano della nostra chiesa cosentino-bisignanese, Don Francesco Maria Greco.